Mi deve intervistare. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti qua per una giornata storica, perché oggi celebriamo i 50 anni di fondazione e di creazione della Polisportiva e i 40 anni della costruzione del Palazzetto dello Sport. Intanto io ho l'onore di coordinare la giornata e il saluto iniziale chiaramente lo daranno le autorità, il sindaco di Semide Ferronica Mirko Mortesi e il presidente della Polisportiva Semide Alessandro Spirindio. Quindi subito evitiamo le mie parole, passiamo a quello più importante del sindaco di Semide Ferronica Mirko Mortesi. È un'emozione, stamattina ho sentito che era un'emozione non tanto parlare in pubblico, perché insomma quando sei i capelli grigi ed è un po' che si fa sta roba non è tanto quello. L'emozione è della peso in senso positivo della giornata, pensare questo mezzo secolo, questi 50 anni, le migliaia di persone che sono state coinvolte e artefici nello stesso tempo di tutto questo, primi educatori, formatori, tecnici che non ci sono più, che mi hanno dato qualcosa, storia. Tutto questo mi ha dato le possibilità, come a qualsiasi persona che fa sport bambino, di poter avere qualcosa, anche il coraggio a volte e la lungimiranza di dire ce la possiamo sempre fare. Siro, grazie. Adesso passo la parola al presidente della Polisportiva, Alessandro Spirindio, a te l'onore di festeggiare come presidente questi 50 anni. Grazie. Tant'è vero che io sono genitore come tanti di voi qua in sala. Ci chiediamo sempre, prima di iniziare di mandare nostro figlio, nostra figlia a cominciare qualche disciplina, calcio, volley, quello che si vuole, cioè, ci si chiede sempre, speriamo che mio figlio o mia figlia sia in buone mani, che faccia un bel percorso, che cresca, che faccia una bella crescita morale, etica, e tutto questo, questi 50 anni di storia sono una bella risposta alle domande che si pongono i genitori. Se avete possibilità, i vostri figli, i vostri bambini, cercate di avviare lo sport, perché li manteniamo sani, anche fisicamente soprattutto, li manteniamo con una certa etica, crescono bene e sono il nostro amore più grande. Grazie. Passiamo alla presentazione. Allora, il primo che vi presento è, intanto mi ero dimenticato, l'occasione di questa festa appunto è la presentazione di un libro, che in realtà è il terzo di tre libri straordinari di cui adesso parleremo. Chi è colui che l'ha scritto? È una persona che non ha bisogno di presentazioni, quindi ho detto, come faccio a presentare uno che non ha bisogno di presentazioni, che è un mito? Ecco, esatto. Allora, provo a fare il presentatore serio. Mi sono andato a prendere tutte le informazioni. Allora, veloce. Sappiate che è laureato in giurisprudenza, questo va detto, che è diventato giornalista nel 68 e poi ha iniziato una carriera spettacolare. Tra le varie cose, ma le varie, mi sono segnalato, questo bisogna dirlo, che ha ideato programmi del calibro Processo del Lunedì, La Domenica Sportiva e Quelli che il Calcio. Non è proprio così, già sono già sbagliato. Quelli che il calcio sì, però. Posso dire che hai partecipato come giornalista a 10 Olimpiadi e a 10 Mondiali di calcio e poi parleremo soprattutto di queste 30 feste di Sanremo e forse di più anche. Trattabili. Signori, Marino Bartoletti. Presentato per primo Bartoletti, perché per presentare il secondo uso le parole di Bartoletti, se mi permetti. Le vignette, le suvignette, spesso valgono da sole più di una forbita articolessa o di un ambizioso editoriale. Ah, dice Marino alla fine, sto parlando di Giorgio Serra,
che di professione fa il geometra. Qualcuno lo conosce come Matitaccia. Io so solo che gli voglio un gran bene. Perché ho scritto tutto questo? Perché non gliel'ho mai detto. Giorgio Serra, Matitaccia. Buonasera a tutti. Non è facile, Giorgio, prendere la parola dopo tre oratori di questo calibro. Mi sento come Mino Reitano, forse non sapete di cosa parlo, ma Mino Reitano quando esordì in Germania nel gruppo Beniamino and His Brothers cantava in un locale, si chiamava Di Sterna, la stella, e quando cominciava a parlare lui se ne andavano tutti. E lui diceva, ma perché fate così? Ma che cos'hanno quelli che hanno cantato prima di me che io non ho? Quelli che hanno cantato prima di lui erano i Beatles. Allora, caro Giorgio, noi dobbiamo prendere la parola dopo i Beatles. Quasi quasi io faccio presentare il mio libro al sindaco, che ha la parola e la lingua facile, a cui faccio i miei complimenti, come li faccio ad Alessandro, come li faccio... Esatto. E allora io quando sono entrato in Facebook, che è un po' un medium scivoloso, tutti mi hanno detto cosa dovevo fare, cosa non dovevo fare, mi raccomando, la lunghezza, i contenuti. Allora io ho fatto l'unica cosa che sapevo fare, cioè scrivere quello che so, quello che ho incontrato, quello che ho conosciuto. È vero, ho visto 10 Olimpiadi dal vivo, è vero, ho visto 10 Mondiali dal vivo, ho visto centinaia di Gran Premi fra auto e moto, in un box che idealmente ho conosciuto questo grande artista che mi sta vicino. Ho visto campionati europei, ho conosciuto personaggi meravigliosi, Enzo Ferrari, Enzo Bearzotto, Marco Pantani, Ali Zanardi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, un numero spaventoso, più di una trasmissione televisiva. Ed è chiaro che fra tante persone che rispondono mi inorgoglisce molto la media delle persone che mi seguono in questo percorso di civiltà. E poi ci sono 5, 6, 7 persone che non sono allineate, però quasi sempre al di là delle mie risposte, che sono prima ironiche e poi un po' più ferme, beh, sono gli altri che dicono a questi che sgarrano, amico mio, se tu vuoi stare su questa pagina, se tu vuoi seguire questo profilo, adeguati alla serietà di Marino Bartoletti. Ecco, questa credo che sia la seconda laurea della mia vita di cui vado molto ma molto orgoglioso. Siamo a termine, dobbiamo salire atti, 1, 2, 3, via! Ecco! Uela! Serliman! E questa è la vostra torre, non so se la riconoscete. Va bene, questo è lo stemma dei Gonzaga o qualcosa di simile. La redazione è lassù, perché è salita in alto, in cima alla torre. La stupidata è tutta qui. Grazie a tutti.